l'hanno squalificata perché invece che pantaloncini e maglietta si è presentata con un body. Boh, negli altri sport è regolamentare. Sì, i campionati italiani. Lei è considerato un grande scopritore di talenti. Come fa a capire se un ragazzo ha le qualità per diventare un campione? Io prima di tutto ci parlo, tento di capire il carattere. Ma non valuta prima come gioca, se è portato? Questo dopo. Dopo? Una partita di ping pong equivale a una prova da superare nella vita. Mi faccia capire meglio. Quando un atleta gioca una partita, esprime attraverso il gioco la propria personalità. Se uno è coraggioso, ecco che giocherà all'attacco, prenderà dei rischi. Cioè, lei mi sta dicendo che seleziona solo ragazzi potenzialmente vincenti? Vede, io sono convinto che nella vita uno è vincente quando riesce a esprimere la propria personalità in quello che fa. Io sono il loro allenatore, cerco soltanto nei miei atleti di abbattere quelle paure che li bloccano. E ci è riuscito molto bene, visto i grandi campioni che ha lanciato. Ma qual è l'atleta da lei allenato che ricorda con maggior piacere? Le sembrerà strano, ma mi è rimasto nel cuore un giocatore che non è mai riuscito ad affermarsi, che non sono riuscito a farlo diventare un vincente. Me ne vuol parlare? Era un ragazzo introverso, veniva da una famiglia difficile, il papà se n'era andato. La mamma non faceva che ripetergli: sei un buono nullo, non riuscirai a concludere niente nella vita. La fidanzata, dopo 4 anni, l'aveva lasciato. D'altra parte, lei aveva già un altro da diverso tempo. E questi fatti, secondo lei, influivano nel suo gioco? Certo, perché anche se giocava bene, nel suo inconscio c'era sempre quel freno, si sentiva perdente. Mi faccia un esempio di come questa insicurezza lo abbia condizionato. In un torneo molto importante, riuscì ad arrivare alla finale contro un grande giocatore cinese. Nelle fasi iniziali della partita, subiva la personalità e la forza del grande campione. Subiva le sorti del destino, i colpi precisi del campione andavano a segno e lo mettevano sotto. Era veramente bravo quel cinese, non ne sbagliava uno. Ma poi Matteo, quando tutto sembrava perso, Matteo reagì, spinto dalla forza della disperazione. Sì! Piano piano incomincia a rimontare, i suoi colpi diventano precisi, potenti, riesce a fare delle cose superiori alle sue proprie capacità. Riuscì addirittura ad andare in vantaggio. Sì! Pensi che arrivò
addirittura al match point, cioè gli bastava un punto per vincere il torneo e quindi arrivare ad essere un atleta a livello internazionale. Ma in quel momento, quando sta per giocare il colpo decisivo, ecco che l'inconscio ha il sopravvento. Ma come? Io non valgo niente. Ma come? Io non so fare niente di buono, ma com'è possibile che io vinca? Ed ecco che il colpo va fuori. Lui lo butta fuori. La ringrazio. La ringrazio davvero per l'intervista. Ma sono io che ringrazio lei. Vuole che l'accompagni? No, non si preoccupi, conosco la strada. Un mio assistente le aprirà la porta in fondo al corridoio. Arrivederci. Ma al di là dell'insicurezza, gli mancava solo un punto. Avrebbe potuto vincere, no? Buona serata.